Questo programma è offerto da Corime Costruzioni, un'eccellenza nel panorama dell'edilizia civile e industriale. Corime Costruzioni, l'edilizia innovativa del presente guardando al futuro. Ben ritrovati con gli appuntamenti quotidiani di Fuori dal Coro. Qual è il fatto del giorno che affrontiamo in questo appuntamento? Sapete tutti che il 10 di giugno si andrà al voto per eleggere le amministrazioni comunali. Tra le città chiamate al voto c'è anche la città di Barletta, una delle due città capoluogo che andrà alle urne e dove si sta definendo il quadro dei candidati sindaco. L'ultimo in ordine di tempo ad essere indicato, anche se manca probabilmente ancora qualche partito, qualche coalizione, qualche movimento che dovrà indicare il proprio candidato, però dicevo l'ultimo in ordine di tempo è stato il Partito Democratico che nei giorni scorsi, al termine del direttivo cittadino, ha indicato il proprio candidato sindaco al termine di un dibattito che è stato anche vivace e che ha visto confrontarsi diverse posizioni. La scelta è ricaduta sul dottor Dino Del Vecchio, che è presidente dell'Ordine dei Medici della BAT e che è qui ospite della nostra chiacchierata ed è il candidato sindaco del Partito Democratico e credo, ed è un po' di fatto la domanda di apertura al dottor Del Vecchio che ringrazio, credo anche il candidato sindaco del centro-sinistra. Sì, direttore, senz'altro, lei dice bene, io sono il candidato del centro-sinistra. Non sono solo il candidato indicato dal PD, ma sono il candidato che il PD ha messo a disposizione del centro-sinistra per ritrovare quei consensi, per ritrovare quel percorso identitario, per ritrovare quelle proposte che siano utili ad affrontare una campagna elettorale impegnativa, serrata, che oramai è giunta alla sua tappa finale perché mancano solo 2 mesi e io ho dato la mia disponibilità in tempi non sospetti, quando ancora non si faceva quella ridda di nomi che poi si sono pure naturalmente succeduti per arrivare alla mia candidatura. Mi è stata chiesta la disponibilità del PD a nome del centro-sinistra e oggi le forze che hanno indicato in me il loro volto, la loro rappresentanza in questa tornata elettorale non sono solo il PD, sono anche formazioni civiche che fanno capo alle associazioni, al volontariato, che fanno capo all'impegno civile. Ci sono partiti strutturati come MDP che hanno dato il loro consenso intorno alla mia candidatura. Quindi una candidatura condivisa, non certo una candidatura elitaria, non certo una candidatura settaria, non certo una candidatura, come dire, relegata in un ambito ristretto, ma una candidatura che si apre alla città. Le è piaciuto il dibattito di queste settimane, appunto, tutto interno al Partito Democratico, soprattutto per scegliere il candidato sindaco, visto che, insomma, come è giusto che sia, probabilmente in un dibattito politico non sono mancate le posizioni critiche, le posizioni contrastanti. Lei a un certo punto ha anche probabilmente detto, signori, io faccio un passo indietro, meglio, sto lì, se avete e se ritenete che io debba essere il candidato sindaco, fatemelo sapere, ma io non vi verrò ad imporre una candidatura. Le è piaciuto questo percorso? Ma credo che, me lo consentirai, il termine piacere non è quello più adatto. Diciamo che ho osservato con attenzione, diciamo che non mi sono sorpreso, diciamo che la dialettica all'interno dei partiti nei momenti elettorali si fa sempre conflittuale, si fa sempre aspra, molto di più di quanto lo sia nei momenti in cui si è lontani da un impegno elettorale. E allora provo a fare semplicemente un esempio. Invito tutti quanti, direttore, ad osservare, ma perché i 5 Stelle
hanno concluso la loro dialettica politica interna? Ma perché la coalizione di centrodestra che si è riunita intorno al candidato Cannito ha fatto una scelta lineare e indolore prima di arrivare a questa scelta? Oppure ci sono stati dei passaggi travagliati che poi hanno portato ad un consenso intorno alle persone poi indicate? E perché mai questa polemica sul PD e sulla coalizione di centrosinistra che non riesce a trovare il suo candidato? Ma io credo che sia perfettamente naturale che si discuta. È ovvio che quando ci sono degli elementi di concretezza e poi si deve dire Tizio piuttosto che Caio, è inevitabile che qualcuno dica a me Tizio non piace e altri dicono a me Caio non piace. L'intelligenza politica è nella capacità di sintesi, è lì che si misura la vera maturità politica di una forza, quando riesce a trovare una sintesi, seppure travagliata. Probabilmente le attenzioni che abbiamo riposto, che vengono riposte sul Partito Democratico, sulla coalizione di centrosinistra, nascono dal fatto che il Partito Democratico esce da una competizione elettorale, quella nazionale, con un risultato abbastanza netto sul piano della sconfitta, e comunque la coalizione di centrosinistra è quella che chiude questo mandato consiliare guidato dal sindaco Cascella. Allora probabilmente questa è l'attenzione. Ha un compito abbastanza complicato a suo modo di vedere, quello di ripartire dalla sconfitta del 4 marzo. Certo che è un compito complicato, ma è un bellissimo compito. È un compito che mi riempie di entusiasmo, è un compito che mi incoraggia ad andare avanti, ad impegnarmi di più, a metterci tutta la passione di cui sono capace. Abbiamo perso il centro-sinistra e il centrodestra in questo paese. Il 4 marzo hanno registrato il rifiuto dell'elettorato. L'elettorato italiano, compreso quello barlettano, hanno detto al centro-sinistra, hanno detto al centrodestra: non ne possiamo più di voi. Votiamo forze che si presentano come forze nuove, come forze alternative ad un sistema vigente ventennale. Mettiamola così, non andiamo ancora indietro. Questo è stato il risultato. Non ha perso il centro-sinistra, hanno perso i partiti strutturati così come sono nati nel corso del Novecento e come si sono affermati nei primi 20 anni degli anni 2000. Questa è la verità. E allora, compito difficile, certamente che è un compito difficile, e io ci sto per rinascere, io ci sto per creare i presupposti, per creare una nuova dirigenza politica all'interno di questo paese, io ci sto per allontanare, non uso la parola populismo, per allontanare le soluzioni facili ed impossibili. Per dire alla gente: guardate, state attenti, va benissimo il vostro voto, il vostro rifiuto, il vostro messaggio chiaro, ma state attenti, valutate bene, non crediate alle favole, qui soluzioni miracolistiche non ce le ha nessuno, noi abbiamo soltanto il dovere di presentare gente rispettabile, gente che si impegni, gente che ci mette la faccia, gente che ha dimostrato con la sua vita e col suo lavoro che non ha mai rubato niente a nessuno, gente che vuole lavorare per gli altri, gente che non ha bisogno di fare politica per vivere. E io, il mio impegno è questo. Io voglio portare intorno a me gente che ci sta, non gente che fa i calcoli, personaggi in cerca di autore. Io non li voglio. Io voglio persone per bene, persone che decidono di impegnarsi per la città. Questo è il mio compito. Mi spaventa, ma niente affatto, niente affatto. Mi entusiasma, poi sarà quello che sarà. Proprio negli appuntamenti quotidiani di Fuori dal Coro, il consigliere regionale Ruggero Mennea, che è uno degli esponenti di spicco del Partito Democratico anche a Barletta, non tanto sulla candidatura in sé, ma sulla gestione
del post voto 4 marzo, ha espresso critiche nei confronti del suo partito, della dirigenza cittadina del partito, chiedendone di fatto le dimissioni. Sono affermazioni che si aspettava, è un intervento che indebolisce l'aggregazione e la compattezza del Partito Democratico, secondo lei? Secondo me non indebolisce proprio un bel niente. Io ho detto prima e ripeto adesso, abbiamo perso. Ha perso il 70% della rappresentazione politica italiana. La gente ci ha mandato un messaggio chiaro. Chi si tira fuori da questa analisi ha come referente solo se stesso. Il consigliere Mennea, il consigliere Caracciolo, il governatore di Puglia hanno perso questa competizione elettorale, perché loro, come me, non erano fuori dal PD. Loro erano e sono il PD. Quindi quello che oggi va fatto è la seria ricerca delle ragioni della sconfitta, non l'indicazione dell'untore, non l'indicazione del colpevole. In Puglia non abbiamo fatto un risultato migliore rispetto al dato nazionale. Beh, qualcuno si deve anche chiedere perché, e non si può chiamare fuori. Io, come elettore da sempre di partiti di centrosinistra, come iscritto del PD, non ho chiesto le dimissioni del governatore emiliano, che pure è la massima rappresentazione del partito e di governo in questa regione. A Emiliano dico: caro governatore, come possiamo ricominciare? Quali colpe, governatore, lei attribuisce a me, militante di questo partito, quadro dirigente di questo partito, e quali si attribuisce lei? Come risorgiamo? E questo dico a Caracciolo, questo dico a Mennea, questo dico a Nicola De Fazio, questo dico a tutto il consiglio direttivo del Partito Democratico, questo dico alla gente, questo dico io: voglio ricominciare insieme a voi. Non mi interessano le dimissioni di nessuno, in questo momento non sono le dimissioni che ci vogliono, in questo momento ci vuole la faccia, non le dimissioni, ci vuole l'impegno costante, continuo, convinto su una battaglia che si può vincere. Perché questa è una battaglia di rinascita, e rinascere significa ripartire dalle macerie. Ma non bisogna spaventarsi, perché se così fosse, dove sta allora il dinamismo vitale di una società? Se l'impero romano fosse finito con la caduta dell'impero romano d'Oriente, oggi non ci saremmo qua. E invece, su un grande impero, la civiltà è continuata. Perdonate questo, come dire, questo paragone, ma io credo nella dialettica della storia, in maniera hegeliana, se volete. La storia è un continuo aggrovigliarsi di contraddizioni che esitano in una sintesi. E poi se ne fa un'altra, perché di qui a 20 anni noi non sappiamo cosa sarà. Le avrebbe accettate le primarie di partito? Cioè, avrebbe partecipato? Hai voglia, tranquillamente. Ma quando vengono chieste a 2 mesi dalle elezioni, laddove non è il PD che dice: bene, scegliamo all'interno del PD chi può essere tra di noi la persona che ha le maggiori chance per rappresentarci tutti quanti e chi trova i maggiori consensi, allora ci sarebbero state ben volentieri le primarie e io ci avrei messo ancora una volta la mia faccia. Ma a 2 mesi dalle elezioni, quando altre forze, io le ho citate all'inizio della nostra chiacchierata, quando alcune formazioni civiche, pur nelle loro contraddizioni che io non mi nascondo, dicono: bene, ragioniamo, per noi ci sta bene. Quando partiti dicono: va bene, per noi è un candidato che ci può rappresentare. Ma di quali primarie all'interno del partito che parliamo? Qui non è più il PD che decide, qui è il PD che decide lui di aderire ad un progetto, e il progetto oggi è Dino Del Vecchio. Che idea di città ha il dottor Del Vecchio e il candidato sindaco Del Vecchio? Che idea di città intesa appunto come lo sviluppo, il futuro, la rinascita di Barletta? Io penso, è detto da me, sembra quasi una ridondanza, quasi pleonastico, la salute. Sì, la salute.
Noi abbiamo grossi problemi di organizzazione sanitaria sul territorio, abbiamo due grandi ospedali che devono diventare grandi anche nelle prestazioni e nei servizi che vengono offerti alla popolazione dell'intera provincia, due ospedali che devono impedire che ci sia una migrazione sanitaria che costa sangue e fatica, soprattutto a chi non se la può permettere, perché chi ha i soldi a Milano si va a operare sempre e comunque, ma chi non ce l'ha si deve contare i soldi nella tasca prima di dire dove vado ad affrontare questo mio bisogno di salute. E quindi abbiamo bisogno di valorizzare questo sistema organizzativo sanitario provinciale, e questo passa attraverso Barletta, eh? Noi abbiamo l'ospedale più grande, facciamolo diventare anche un grande ospedale, andiamo alla ricerca di professionalità che lo possano elevare al rango non di ospedale grande, ma di grande ospedale. E collegato al problema salute c'è la situazione ambientale. Io voglio sapere, perché non lo so, di che cosa muoiono i barlettani. Io voglio sapere, perché non lo so, di che cosa si ammalano i barlettani. Voglio sapere quali sono gli elementi, le fonti di inquinamento ambientale che incidono sulla salute dei barlettani. Perché se non ho la salute, hai voglia a parlare di politica? O sono morto o sono troppo impegnato a guarire per occuparmi delle diatribe tra gli attori della politica politicante. Questo è un fatto prioritario, la tutela dell'ambiente, creare le condizioni di accertamento degli elementi di polluzione ambientale che possono essere responsabili dell'aggravamento della mia salute o della addirittura nascita di vere e proprie patologie legate a me. Io voglio sapere, la cementeria inquina o non inquina? Guardate che non sto dicendo che inquina, attenzione, voglio sapere, inquina o non inquina? E in quale misura? La TIMAC inquina o non inquina? E in quale misura? E se dovesse risultare che vi sono degli elementi di pericolo ambientale, io mi chiederò cosa posso fare per cercare di limitare i danni, se non di eliminare completamente alla radice i danni, con realismo. Questo è uno dei miei compiti precipui nell'interesse di tutti quanti, miei compresi. Poi vi è un problema grosso che ha a che fare con la situazione occupazionale di questa città. Noi stiamo degradando giorno dopo giorno e ancora una volta io né ho le soluzioni e né so indicare quali sono le colpe. Quelli bravi parleranno della globalizzazione, dell'economia mondiale, di questo e di quant'altro. Io li ascolto sempre con attenzione, ma io mi devo preoccupare di creare qui le condizioni dello sviluppo della città. Io devo essere in grado di incentivare l'imprenditore che ha l'idea di aprire una fabbrica di sottopiedi e convincerlo che forse, piuttosto che andare a Teramo, a Barletta è più facile aprire una fabbrica di questo genere. Che cosa voglio dire? Voglio dire che il compito di un amministratore non è quello di dare lavoro. E lo dico a tutti i cittadini che mi ascoltano. Signori, attenzione, nessun comune ha mai dato lavoro a nessuno. Nessun comune può permettersi il reddito di cittadinanza. Ragazzi, sono favole. Attenzione, non se lo può permettere il bilancio statale, ma ce lo possiamo permettere noi come comuni? Non come Barletta, ma come comuni. Sveglia, attenzione. Ecco perché richiamo alla serietà, richiamo all'impegno, richiamo al sacrificio, richiamo alle rinunce, richiamo al crederci. Perché compito di un'amministrazione è rendere più facili i processi burocratici? Vogliamo dire così? Creare aree di insediamento industriale agevolate? Dire agli imprenditori tutti che qui la 98 piuttosto che la 16 bis è messa in opera, funziona bene, quindi se tu apri all'uscita di Barletta hai tutte le comunicazioni possibili, ma se io lascio che gli svincoli della 16 bis vivano in quello stato pietoso in cui sono, ma chi è che viene a Barletta? Se io dico ad un imprenditore che prima di avere un'autorizzazione tu non sai nemmeno se l'avrai, ma chi è che viene a Barletta? Questo è il mio compito, non di creare lavoro. E chi lo dice, attenzione, vi inganna. Sapendo di ingannarvi, una volta raccolto, ciao,
sono le poltrone che pagano poi. In vista del voto del 10 giugno, secondo lei a livello politico si rifletterà il voto del 4 marzo e perciò l'onda del Movimento 5 Stelle sarà anche questa abbastanza forte, o la competizione insomma avrà caratteristiche diverse con tutti i candidati che sono in campo? Ma no, sicuramente le amministrative sono diverse dalle politiche, per un fatto molto semplice, che alle amministrative la gente vede la faccia delle persone, alle politiche tu non le vedi. Qualcuno mi sa dire quali erano in ordine di collocazione i candidati di 5 Stelle nel proporzionale? Qualcuno mi sa dire quali erano quelli del PD piuttosto che quelli di Forza Italia, piuttosto che quelli della Lega? Non lo sa dire nessuno. Non lo sa dire nessuno perché noi non conosciamo nessuno. Abbiamo una legge elettorale che fa schifo, che non ci permette nemmeno di scegliere i nostri candidati, quindi figuriamoci che interesse ho io. Questo significa che farà, e che ovviamente insieme alla sua coalizione, il ragionamento sarà quello di formare liste appunto di candidati forti e conosciuti nella città, perché possano essere persone ovviamente per bene. Direttore, non me ne frega niente, non me ne frega niente, lo si sappia con chiarezza, persone per bene, direttore. Nella mia lista me li andrò a cercare uno ad uno. Persone che, piuttosto che fare il calcolo, ce la farò ad essere eletto in consiglio comunale. Dico, questo è un progetto che vale la pena di combattere. Persone che, a cui chiederò di partecipare. Ma posso mai io, direttore, convincere Tizio Caio a venire con me perché è portatore di un pacchetto di voti? E che sindaco sarei domani? Quando quel portatore di voti mi chiederà le ragioni del suo essere con me e il prezzo di quell'essere con me, io che risponderò, che dovrei rispondere se ho accettato questa cosa? Io voglio persone che siano convinti, non sto chiudendo le porte, le sto aprendo, sto spalancando un portone, però dico a quelle persone a cui lei faceva riferimento, cioè persone che grazie alla loro capacità sono in grado di calamitare elettorato, signori, venite a combattere la mia battaglia, mettetecela tutta. Conquistatevi il vostro posto al sole, e da quel posto al sole che potrete diventare attori del governo della città. Ma non pensiate che qualcuno possa essere garante di chissà cosa per il sol fatto di essere persone, onestamente, per la propria capacità, capaci di calamitare l'elettorato. È chiaro quello che voglio dire? Le chiedo un'ultima riflessione, che poi di fatto è un giudizio sulla amministrazione Cascella, che sta completando la consigliatura, che completa la consigliatura. Dovesse dare un voto e parallelamente dovesse indicare un rammarico, cosa direbbe? Io voti non ne do, perché davvero sul serio non sono in grado di dare voti a chi che sia. Un rammarico ce l'ho. Ho dedicato i miei ultimi anni più a costruire e a rafforzare i termini della mia attività professionale, del mio lavoro. Ne sono fiero, fierissimo. Avrei voluto dare a Pasquale Cascella maggiore aiuto, essergli più vicino, quello è il mio rammarico. Perché magari Pasquale avrà fatto anche degli errori, magari, ma vorrei proprio vedere chi non li fa. Voglio proprio vedere. Avrei voluto essergli più vicino, questo è il mio rammarico. Che cosa si aspettava da questa amministrazione? Dico, aspettava nel senso... Entusiasmo, direttore, glielo dico subito. Entusiasmo, vicinanza con le persone. Se io sarò il sindaco di questa città, io camminerò per strada esattamente come cammino adesso, con la mia borsetta quando vado a lavorare e senza borsetta quando non vado a lavorare. Ogni tanto mi dedicherò a un mediatore all'interno del circolo che frequento da 40 anni, ma al di là di quel momento ricreativo, sarò per la strada a contatto con le persone, a risolvere problemi, a dare risposte sicuramente, a risolvere i problemi lo vedremo. Grazie a Dino Del Vecchio, candidato sindaco di Barletta per il Partito Democratico e la coalizione di centrosinistra. Grazie a voi che ci avete seguiti, ovviamente appuntamento agli altri approfondimenti di Fuori dal Coro. Buon proseguimento con la nostra programmazione. Grazie. Questo programma è offerto da...
Corime Costruzioni, un'eccellenza nel panorama dell'edilizia civile e industriale. Corime Costruzioni, l'edilizia innovativa del presente, guardando al futuro.